Ragazzi, buongiorno e benvenuti nella lezione a distanza di tecnologia. Allora, questa è la nostra prima lezione, sarà dedicata al ripasso di uno degli argomenti già svolto in classe, cioè le centrali termoelettriche. Come potete vedere, la prima parte di questa lezione è un video, quindi potrete fermarlo e rivederlo più volte a seconda delle vostre esigenze. Alla fine ci sarà un modulo da compilare e che mi invierete. Ma questo lo vedremo più in là. Cominciamo. Prendiamo il libro. Alla pagina delle centrali termoelettriche. Abbiamo visto che le centrali termoelettriche sono centrali che utilizzano carbone, olio combustibile e gas metano per produrre energia elettrica. In queste centrali il combustibile, bruciando, sviluppa calore. Il calore viene utilizzato per trasformare l'acqua di una caldaia in vapore. Il vapore mette in rotazione una turbina a vapore, la turbina è collegata al generatore di corrente, cioè l'alternatore, e si ottiene così energia elettrica. Il trasformatore infine aumenta i valori della tensione della corrente prodotta prima di inviarla alle linee di trasporto. Vediamo adesso un video, che ci spiega le centrali termoelettriche. Le centrali termoelettriche, insieme alle centrali termonucleari, sono impianti che utilizzano il vapore per produrre energia elettrica. Entrambi gli impianti seguono lo stesso processo. L'energia chimica di un combustibile viene prima trasformata in energia termica, poi in energia meccanica e infine in energia elettrica. Ciò che distingue i due impianti è il tipo di combustibile utilizzato. Nelle centrali termoelettriche si utilizza olio combustibile, nafta, metano o carbone. Il combustibile viene miscelato con aria e incendiato in un bruciatore per surriscaldare l'acqua che scorre all'interno di serpentine. L'acqua così scaldata diventa vapore, che viene poi convogliato ad alta pressione in direzione di una turbina. La turbina, collegata a un alternatore, ruota ad altissima velocità e genera elettricità. Infine, il vapore non utilizzato finisce in un condensatore che lo trasforma nuovamente in acqua, facendo ripartire il ciclo. Anche nelle centrali termonucleari si produce vapore che aziona un sistema turbina-alternatore, ma il calore viene generato da una fissione nucleare controllata all'interno del reattore. Il combustibile utilizzato è una miscela di uranio-238 e uranio-235, che entra in una reazione controllata grazie a barre di controllo costituite da leghe di argento, cadmio e indio, che assorbono i neutroni e limitano l'innesco della reazione. Il calore prodotto riscalda il fluido di raffreddamento del reattore, che produce vapore e aziona le turbine. Prendiamo di nuovo il libro. Oltre alle centrali termoelettriche, nel video abbiamo visto anche le centrali elettronucleari. Il principio di funzionamento di una centrale elettronucleare è il seguente: nel reattore dove si trova il combustibile nucleare avviene la fissione controllata. Il calore prodotto dalla fissione serve a generare vapore surriscaldato, che mette in rotazione una turbina a vapore, questo in analogia con la centrale termoelettrica. La turbina è collegata ad un generatore di corrente, l'alternatore, si ottiene così energia elettrica. Il controllo della fissione avviene mediante opportune barre di controllo. Quando si vuole diminuire la potenza della caldaia, si inseriscono di più o di meno le barre di controllo. Ed in caso di situazioni anormali, le barre vengono inserite automaticamente. Bene, abbiamo finito con questa lezione. Ripassa sul libro gli argomenti che abbiamo studiato insieme. Finito il ripasso, vai sul registro elettronico ed apri il modulo sulla didattica a distanza che ho preparato per te. Scrivi il nome, il tuo cognome, la tua classe,
Riguarda, se vuoi, qui ho messo un altro video sulle centrali termoelettriche. Rispondi alle domande e poi inviami il modulo. Per oggi la lezione di didattica a distanza di tecnologia è conclusa. Alla prossima e buon lavoro!